Riprendiamo, gentili amici telespettatori, la nostra telecronaca dal Saverio Spinella di Merito Porto Salvo. Siamo nel campionato di prima categoria girone D Calabria, sono di fronte Borgo Grecanico e Deliese, risultato del primo tempo 1-1 per i gol di Obin al 23esimo e Crucitta al 43esimo. È sempre Domenico Salvatore che vi parla, vi saluta e vi auguro buon ascolto e buona visione. Vi riferisce sul secondo tempo dell'incontro di calcio Borgo Grecanico, appunto Deliese. L'arbitro è il signor Enrico Pasqua della sezione di Vibo Valentia. Quindici secondi nel primo tempo, attacca la formazione di casa, questo è Antonio Martino, se ne va sul settore di destra, cross sotto porta, tiro, traversa, ha colpito la traversa Obinna da due passi, ancora lui sul cross di Martino, ancora Martino va al cross. Ha toccato con un braccio, dice l'arbitro. Non se ne danno per vinti i giocatori di casa, ma come abbiamo riferito nel corso dei precedenti flash, la direzione del signor Enrico Pasqua di Vibo Valentia si è sembrata impeccabile fino a questo momento. Sempre 1-1. Rimessa laterale per i padroni di casa, c'è stata qualche sostituzione, fra poco lo vedremo. Martino. L'altro Martino. Attenzione, il pallone è svirgolato ma finisce beffardamente, tra virgolette, tra i piedi di Romeo. C'è stato un tackle scivolato tra Martino e un difensore, si tratta di Capitan Scriva, si rialzano doloranti ma senza problemi apparenti i due atleti. Il pallone ha superato la linea a parere dell'arbitro e la sua opinione, tra virgolette, è l'unica che conti. E meno male che ci sono gli arbitri, perché altrimenti non si potrebbe giocare non solo al pallone. Manovra Macri. Il solito mancino di carbone, il fischio arbitrale, il calcio piazzato per la formazione locale, il solito capitan Alberto Sgro sistema il pallone sul vertice destro e poi lo scaraventa in avanti, una zuccata da parte di Pititto, palla in fallo laterale. Martino non riesce a eludere la sorveglianza del diretto avversario, in questo caso si trattava di Pititto. Ancora Martino, questi Alberto Sgro, elude due avversari, cerca di mettere in movimento Obinna. Ha già recuperato il centrocampo Amaranto, mette ordine col suo mancino carbone, uno dei migliori fino a questo momento. Questa è la nostra opinione, ovviamente, non pretendiamo che venga spacciata per verità assoluta o per dogma.
deve uscire sui piedi di Frisina, che ha avuto licenza di sganciarsi sulla linea laterale, sulla fascia laterale. Ancora lui, Carbone, sta prendendo le redini del gioco in mano la formazione pianigiana, che commette fallo questa volta il giocatore di casa. Punizione già battuta, un tiro cross sul quale si avventa Riotto, va al cross, intercetta un difensore, palla in fallo laterale. 5-17 nella ripresa, sempre 1-1 al Saverio Spinella di Merito Portosalvo fra Borgo Grecanico e Deliese. I gol, ricordiamolo, portano la firma di Obin al 23esimo del primo tempo e Crucitta al 43esimo, sempre nella prima frazione di gioco. Siamo, ricordiamolo, nel campionato di prima categoria girone di Calabria. Sono di fronte la matricola Borgo Grecanico, che l'anno scorso militava nel campionato di seconda categoria, e la corazzata Deliese, che ha militato nel campionato di Serie D. C'è ora un intervento arbitrale che decreta un calcio piazzato fuori dalla formazione locale. Sulla linea di battuta il solito Alberto Sglo, che d'interno destro cerca di mettere in movimento Binna. Sul settore sinistra desiste l'attaccante della formazione borghigiana. Sei minuti e 40. È andato al dribbling Fioriti, indugia, aggancia Carbone, buona, dice l'arbitro, contro cross, recupera, poi c'è una doppia, tripla parata, quadrupla parata, si salva disperatamente il Borgo Grecanico. C'è stato un bombardamento a tappeto e si è salvato Falcone, che è stato duramente colpito, ma la Deliese con un bombardamento a tappeto ha tentato di sfondare le linee avversarie, con poca fortuna ma anche bravura da parte della difesa locale, che ha eretto le barricate in questo frangente ed è riuscita a salvare la Cotenna in maniera rocambolesca. All'ottavo, palla in fallo laterale,
Spiove un altro pallone. I minuti sono 9:25 nella ripresa, sempre 1-1 al Saverio Spinella di Merito Portosalvo. Si accascia al suolo un giocatore ospite, accorre il massaggiatore su intervento dell'arbitro. Accorre intanto il direttore di gara sul posto per sincerarsi delle condizioni del giocatore rimasto infortunato. Accorrono anche i compagni in zona Frisina, Cantone, Scriva, Pititto. Capitan Scriva che si allontana. Il gioco è fermo. 10 minuti e 47 nella ripresa, 1-1 al Saverio Spinella di Merito Portosalvo fra Borgo Grecanico e Deliese. Campionato di prima categoria, girone D, Calabria. Abbandona il terreno di gioco Macri per problemi muscolari e sarà sostituito tra qualche istante. Deliese in 10, parte uno spiovente, insiste in avanti ancora la formazione Scivola, questa volta Carbone, Martino si libera di un avversario, converge al centro, palla sul sinistro, attenzione, tiro, grande parata di Romeo che riesce il sostituto. Si tratta di Bellissimo Vincenzo, classe 93, omonimo dell'altro Bellissimo Vincenzo, classe 2006. Ha sfiorato ancora la marcatura, invocano la concessione di un calcio di rigore ai giocatori di casa. Non è dello stesso avviso l'arbitro. Poteva starci sicuramente un episodio da Moviola. 13:40. Pasquale, e vediamoci in settimana. Sì, quando vuoi tu, ci vediamo in settimana. Palla che spiove verso Carlo, attenzione, grande, grandissima parata di Falcone, era scivolato Alberto Sglo,
favorendo la bordata, un autentico missile terra-aria dell'attaccante del centroattacco Crucitta, già autore del pareggio, a cui ha negato la gioia del gol con una parata spettacolare il portiere locale. Possiamo dire si è scatapacciato in orizzontale con la punta delle dita, è riuscito a deviare in calcio d'angolo. Palla che spiove in zona morta, dove aggancia con tutta calma Pititto, e ora sta stringendo i tempi la formazione ospite nel tentativo di pervenire al gol del successo. E avete visto il colpo di testa da parte del mezzo destro Fioriti, che ha fatto la barba al palo, shampoo, sapone, frizione e capelli, servizio completo. Tutto questo dopo 15 minuti e 30 secondi nel corso della ripresa. 1-1 è il risultato per i gol segnati da Obinna al 23esimo e Crucitta al 43esimo nel primo tempo. Nella ripresa ci sono state diverse occasioni sia da una parte che dall'altra, anche un episodio da Moviola. Questi è Martino, ancora verso l'altro Martino, cross al centro, non aggancia Martino, questi è Obinna, cross sotto porta, va in presa aerea, prende l'ascensore delle torri Petronas l'uomo ragno Romeo e sventa la minaccia. La palla ha superato la linea laterale destra del campo a parere dell'arbitro e quindi sarà Carbone a rimettere verso Crucitta, circondato da un paio di avversari, si libera del pallone cedendolo ancora a Carbone. C'è una incursione con un tiro svirgolato, c'è un'uscita avventurosa da parte dell'uomo ragno locale. Sta venendo fuori l'esperienza della formazione pianigiana. Il risultato comunque è ancora 1-1 al 23esimo Binna, al 43esimo Crucitta. Ancora Binna, mette il pallone a terra, si libera da un avversario arpionato. Obinna si aiuta come può, e cioè in maniera irregolare a parere del signor Enrico Pasqua della sezione di Vibo, che comanda un calcio piazzato a favore della formazione ospite. Già battuto Carbone col suo sinistro, uno dei migliori fino a questo momento, come abbiamo avuto modo di segnalare nel corso dei precedenti flash. Incespica sul pallone ma poi recupera, ma in maniera irregolare a parere dell'arbitro. Ecco il motivo di questo calcio piazzato. Si porta sulla linea di battuta il solito Alberto Sglò, capitano della formazione locale. Arretra il baricentro la formazione ospite. Ci crede in questa fase la squadra di Cormaci. Iamonte, Martino,
Ancora Martino. Respinge col fondo schiena in questo caso il giocatore pianigiano. Cerca di andarsene Martino e finisce a terra, ma non per l'arbitro. Il secondo episodio dubbio da Moviola. Cerca di andarsene d'astuzia di mestiere Riotto, supera 2-3 avversari, cross, intercetta un difensore, può partire il contropiede locale. Con tutta calma le energie vanno scemando col trascorrere dei minuti. Iamonte verso Binna, si smarca e riceve Carbone. Dicevo, la birra in corpo ormai va finendo. Siamo comunque appena al 20°. Si salva miracolosamente. Sta giocando solo il portiere. La Deliese bombarda ma non passa fino a questo momento. Obinna. Entra in area. Salva con un piede. Ma il tiro non ci era sembrato nello specchio della porta. Dai! 21:41. Ancora non arriva il pit stop. I giocatori sono quelli di prima, tranne quella sostituzione che si è resa necessaria per la noia muscolare capitata a un giocatore della Deliese. E a terra il mezzo destro Fioriti. Martino, circondato da un nucleo di avversari, finisce col perdere palla, ma l'arbitro ferma il gioco per comminare un cartellino giallo al giocatore, ci è sembrato il laterale a sostegno Cantone, autore del fallo precedente, e finisce anche lui sulla blacklist. I minuti sono 23:14 nel secondo tempo, sempre 1-1 per i gol di Obinna e Crucitta. La birra sta finendo sia da una parte che dall'altra, chi ha ancora residue energie nelle gambe si sgancia sulle fasce. Collo piede di Romeo. D'astuzia di mestiere, ma anche in maniera vigorosa, Riotto. Questo è il momento del pit stop. Cambio delle gomme. Entrano in campo le
Bridgestone, Firestone, Kleber, Dunlop, Continental, abbandona Obinna. Tra gli applausi scroscianti dei peones, dei campesinos, degli aficionados, entra con il numero 16 Scordo, momento topico dell'incontro, 25esimo. Si difende come può con i denti e con le unghie la formazione di casa. Intanto è entrato pure 6D con il numero 13. E sono due giocatori di colore fino a questo momento, se possiamo usare questa espressione. Uno per parte. Forse è il caso di dire extracomunitari. Cerca di andarsene Carbone, entra in area, palla sul sinistro, si allunga e non può più recuperare perché stavolta l'esperto Alberto Sgro con una pinta di corpo lo ha sbilanciato. Questa volta ha prevalso l'esperienza. Stiamo parlando di un giocatore che ha militato nel campionato di Serie D. Crucitta sguscia da ogni dove. Due avversari non riescono a tenerlo e a contenerlo. Il modulo tattico 4-4-2 iniziale ovviamente col passare dei minuti e col finire delle energie diventa un 4-5-1, un 4-3-1-2, un 4-3-2-1 per chi ha problemi di energie, invece 4-3-3 se non 4-2-4 per chi deve attaccare. C'è ora un intervento arbitrale che decreta un calcio piazzato sulla tre quarti, defilato sulla destra, va col suo mancino Carbone. Cerca con l'occhio il pertugio nella barriera borghigiana. Intanto si sono portate in avanti le torri pronte a incornare. Palla dichiara di aver subito il fallo il giocatore canarino. Ha tentato c'è stata una spallata ai danni del portiere,
che non ha potuto raccogliere, ma sono aria fritta le rimostranze locali. L'arbitro è irremovibile sulle sue decisioni, non assegna cioè il calcio piazzato a favore dei locali, ma un calcio d'angolo già battuto. C'ha un cartellino giallo in mano l'arbitro, e questa volta è Carbone, se non andiamo errati, che si è perso l'uso di convocare il giocatore alla giusta distanza, e il cronista, ahimè, è costretto a prendere lucciole per lanterne, fischi per fiaschi. Calcio che cambia, fischio arbitrale, punizione, respira la formazione locale. Mezz'ora del secondo tempo, sempre 1-1. Fuori gioco dubbio. C'è un altro cambio nelle file della formazione locale. Sta per entrare in campo con il numero 23 sulla schiena Idrisu. Entra Idrisu. Tira un altro asso fuori dalla manica il mago della panchina Antonio Cormaci, che si affida in questa fase ai talismani, agli amuleti, agita gli ossicini senza ricorrere al voodoo o alla macumba. Nel tentativo di arginare la controffensiva delle Ardenne, tra virgolette, parte un cross, respinge la difesa, palla in avanti, contropiede. C'è un lungo lancio in zona morta, non ci sono problemi per il portiere che di controbalzo cerca di mettere in movimento i compagni. Palla che finisce nel sottostante pallone del Mauro Simone, che dà il nome non solo alla contrada ma anche allo stadio, benché la struttura sia intitolata a Saverio Spinella. Deliese alla ricerca dell'acuto, respinge di pugno, non s'azzarda, sparacchia la meno peggio ben fuori dallo specchio della porta difesa. Siamo al 33esimo della ripresa, sempre 1-1, per i gol segnati da Obinna e Crucitta. Le sostituzioni ci sono state sia da una parte che dall'altra. Logicamente le squadre
hanno tirato i remi in barca. Si accontenterebbero, il condizionale d'obbligo del pareggio, salvo episodi clamorosi. Azioni singole, colpi di fortuna, tiri della domenica. Eccone uno, si salva, si scaraventa, si scatafascia in orizzontale. Falcone riesce a salvare, contro cross. Può partire il contropiede locale. È irremovibile sulle sue decisioni l'arbitro, il signor Enrico Pasqua di Vibo Valentia. C'è un'altra sostituzione nelle file della dell'Iese, sta per entrare in campo con il numero 19. Dovrebbe essere Vigliante, se abbiamo annotato giusto. Attenzione, si salva la Deliese, ma proprio sul filo il Borgo Grecanico, la Deliese ha sfiorato la marcatura. Questo episodio al 36esimo. Questa volta era la rimessa laterale a favore della formazione locale, si incarica Martino. Ha toccato con un braccio e l'arbitro. Una girata ma sui piedi di Martino. Trentasettesimo e 45. Intanto il gioco è fermo per problemi di crampi. Uno a uno i gol, ricordiamolo, al 23esimo Binna e al 43esimo Crucitta, tutto nel primo tempo. Nella ripresa ci sono state diverse azioni da gol sia da una parte che dall'altra, ma in prevalenza Deliese. Trentottesimo della ripresa. Intanto c'è un'altra sostituzione. Entra in campo manda forze fresche Russo Nicola. 6 minuti alla fine del match, sempre più recupero.
tenta il tutto per tutto la formazione locale. Fuori gioco! Palla irrecuperabile, anche con l'innesto del turbo. C'è qualche protesta sia da una parte che dall'altra. Poi Iamonte mette in movimento i propri compagni sul settore di sinistra. Borgo in avanti, conquista una rimessa laterale sul settore di sinistra all'altezza della linea centrale del campo. 40 e 30 nel secondo tempo, 1-1 al Saverio Spinella di Merito Portosalvo fra Borgo Crecanico e Deliese. Siamo nel campionato di prima categoria, girone di Calabria. Conquista un calcio piazzato il Borgo Crecanico. Siamo agli ultimi 4 minuti, 41esimo, più recupero, sempre 1-1. Arretra quasi tutto il baricentro la formazione Amaranto in difesa dell'1-1. Parte il tiro cross, finisce a terra un giocatore, Alberto Slò. Netto fuori gioco. Fischiato e battuto. Borgo in avanti. Non sfugge alla presa ferrea di Romeo, che ha arpionato un pallone insidiosissimo. ...42-20... sempre 1-1. Nucera entra in aria, cross sotto porta, calcio d'angolo. Sentite le urla tarzanine da una parte e dall'altra, non voglio, nessuna delle due squadre vuole perdere, e tutte e due non si accontentano del pareggio. Intanto il gioco è fermo, c'è un giocatore, si accascia al suolo, afflitto da problemi muscolari. Anche Nucera, uno dei migliori del match. Pronto? Ma i due, Celestine! Ma quale Celestine? No! Ah, scrivito Valencia! Sembra chi?
sempre 1-1 nel periodo non collegato, a parte i due giorni la Moriola, giocato di rigore negati alla squadra tirata. All'ottavo si segnano un bombardamento a tappeto con missili terra-aria scoccati dai vari barconi. Sì, e poi al 12° Romeo smanaccia su una volée da corta distanza. 1-1 a pochi, una manciata di minuti dalla fine del match, la linea può tornare al 1-1. Ho chiesto di una certa rinviga e poi com'è. Poi segnare. Ragiona! Sì, 45° del secondo tempo e 19 secondi, sempre 1-1. Carbone inventa qualcosa. Ci aiuta come può, cioè in maniera irregolare laterale a sostegno Cantone, scalcia da terra e induce l'arbitro a decretare un calcio piazzato a favore della formazione locale che respira. Si giocano gli ultimi scampoli di gara, 46° della ripresa, sempre 1-1. Lascia Sglo e si becca un cartellino giallo, capitano Sglo. Un escamotage per guadagnare qualche secondo e finisce anche lui sulla blacklist. Non ci sono sconti nemmeno per Capitan Sglo. Accelera Frisina. Scivola in maniera goffa il difensore Deliese, deve uscire fuori dai pali Romeo, di collopiede spedisce il pallone oltre la linea centrale del campo, c'è un colpo di testa da parte del laterale a sostegno Cantone che prolunga in fallo laterale. I minuti sono 47 nel corso del secondo tempo, sempre 1-1. Con gli ultimi o le ultime energie è andato al tiro che ha superato la trasversale il nuovo entrato, ha tentato il colpo gobbo Vigliante con un tiro che ha sorvolato la trasversale, ma Falcone ci sembrava piazzato. Siamo quasi al 48°, sempre 1-1, i gol ricordiamolo al 23° Binna e al 43° Crucitta, sempre nel primo tempo. Fallo laterale, Deliese che ci crede, si sgancia in avanti con tutti gli organici, spedisce il pallone in fallo laterale, insiste ancora in avanti la Deliese con tutti gli organici, difensori, centrocampisti e attaccanti. Attenzione, 4 contro 3. Non sfrutta convenientemente l'ottima occasione. Allontana il pallone. E non per questo si becca il cartellino, a meno che l'arbitro non ritorni sulle sue decisioni. Controlla il cronometro l'arbitro. Tutti in avanti contro Giorgio. Guarda che succede.
Alberto Sgro con questa ciabattata. Cross, si aiuta come può, cioè con le mani in maniera goffa e pacchiana. Ma non inganna l'arbitro, che è stato molto attento a nostro avviso. E proprio in questo momento, proprio lui, Enrico Pasqua, decreta la fine delle ostilità. 1-1 il risultato finale, dunque la corazzata Teliese non è riuscita a superare la matricola esordio di fuoco del Borgo Grecanico, che è riuscito a strappare, addirittura era andato in vantaggio, un pareggio sia pure in casa sia pure alla prima. Il risultato finale 1-1, i gol di Obin al 23esimo e Crucitta al 43esimo, ha diretto Enrico Pasqua di Vibo Valentia. Vi ringraziamo per la cortese attenzione, la linea può tornare allo studio centrale, e cioè al regista Bruno Taverna, a risentirci fra qualche minuto per le interviste a bordo campo.